Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle notizie della Calabria dilettantistica. Quest'oggi tantissime, tantissime notizie. E nella parte finale comunque del video, dopo aver parlato un po' di calciomercato e non solo, ovviamente, parliamo un po' anche della Coppa Italia Dilettanti perché sono usciti fuori i gironi e quindi c'è tanto di cui parlare. E iniziare subito dalla Serie D, diverse notizie di cui parlare perché. Partiamo un po' dall'FC Messina perché è ufficiale, non ci sarà la campagna abbonamenti, un FC Messina che si sta comunque costruendo, sta comunque programmando la prossima stagione, il mister in realtà dovrebbe essere Mancuso, ma non è ancora arrivata l'ufficialità in tal senso. A parte ciò, la notizia quindi è che non ci sarà la campagna abbonamenti, quindi ovviamente poi qui è a discrezione della società perché diverse squadre, per esempio il Catanzaro stesso ha aperto la campagna abbonamenti, l'FC Messina invece per esempio no, ovviamente i biglietti sono acquistabili, in più coloro che hanno comunque fatto la campagna, che hanno fatto l'abbonamento la scorsa stagione potranno vedere le partite gratis, quindi se un tifoso dell'FC Messina ha fatto l'abbonamento la stagione 2021, per la stagione 21-22 potrà andare allo stadio a vedere le partite gratis, quindi è come se valesse per quest'anno, quindi almeno questo sicuramente iniziativa se vogliamo positiva, almeno questo qui. Ma diciamo anche abbastanza doverosa. Andando avanti, però, parliamo sempre di Serie D, ma spostiamoci un po' in Calabria perché finalmente arriva una novità in casa Castrovillari. Dopo l'ufficialità di Mazzuca come nuovo presidente, adesso inizia un po' si inizia a giocare perché arriva ufficialmente il nuovo allenatore. Indiscrezioni comunque confermate rispetto agli ultimi giorni, perché già io non ho parlato perché comunque sembrava molto vicino e quindi era inutile parlare in un video quando poi di lì a poco arriva l'ufficialità. A sto punto ho detto aspettiamo che arrivi l'ufficialità così ne parlo senza dover parlare due o tre volte. Quindi è arrivata l'ufficialità e come dicevo sulla panchina del Castrovillari si insedia, scusate, il buon Marco Colle, mister comunque in realtà giovane a livello proprio di esperienza sul campo. Lui che è stato il vice di Galfano, la Vibonese, per i mesi in cui Galfano comunque è nato la Vibonese, prima dell'esonero arrivato più o meno verso marzo, poi è arrivato Roselli sulla panchina e sappiamo tutti come è andata a finire. Fatto sta che comunque quindi ha esperienza anche diciamo in Serie C, in un ambiente comunque importante quale la Vibonese. Lui che comunque la Calabria la conosce molto bene visto che ha giocato anche a Cosenza. Stiamo parlando comunque di un allenatore in questo momento inesperto, ma che comunque può far bene, su cui il Castrovillari punta per la prossima stagione, un Castrovillari che ha anche annunciato di voler fare una squadra con tanti giovani del posto, così come comunque diverse squadre in eccellenza stanno facendo, vedi per esempio il Soriano, si punta in questo caso dichiaratamente su giocatori comunque della provincia, non provincia, comunque della zona limitrofa a Castrovillari, quindi con comunque giocatori del posto senza andare a investire troppo, come per esempio è stato fatto la scorsa stagione. Quindi diciamo che il Castrovillari non farà il passo più lungo della gamba, cercherà comunque di fare una squadra composta da tanti giovani e tanti giovani del posto nello specifico, anche per comunque far crescere giocatori proprio di Castrovillari. Questo è un po' il discorso. Quindi arriva quindi questa ufficialità finalmente, siamo in attesa anche dell'ufficialità a livello di organigramma, di dirigenza. E vedremo poi anche i primi colpi, ovviamente, di calciomercato, in attesa comunque anche della definizione dei gironi di Serie D e dell'inizio del campionato. Rimanendo in Serie D, però, si parla anche di altre calabresi, perché parliamo un po' di rende, infatti ci sono due giocatori che sono prossimi all'arrivo in quel di rende. Stiamo parlando di Mittica, di cui comunque abbiamo già parlato, quindi Mittica sembrerebbe essere sempre più vicino, si parla comunque di un prestito comunque dal Catanzaro e l'altro giocatore comunque che può arrivare sempre dal Catanzaro è Furina, attaccante classe 2002 che in realtà interessava anche al Sambiase ai tempi comunque di luglio, si parlava di un interessamento del Sambiase e il Rendi in questo momento sembrerebbe essere vicino a chiudere anche per lui, attaccante molto interessante che ha vissuto la scorsa stagione un'esperienza importante nella primavera del Napoli. E adesso è tornato alla base a Catanzaro per essere girato in prestito, stavolta comunque tra i dilettanti. In questo caso, come dicevo, il Rende sembrerebbe essere vicino a chiudere entrambe le operazioni, quindi speriamo di poter parlare di ufficialità nelle prossime ore. Sarebbero sicuramente due colpi importanti per la Serie D e comunque in questo momento credo entrambi con la formula del prestito, sia Mittica che Furina. Detto questo, però,
spostandoci in Cala San Luca, bisogna parlare di una conferma, perché arriva la conferma di Scuffia, portiere classe 91, che viene confermato, quindi firma per un'altra stagione, portiere comunque di alto livello per la categoria, che dà grandi garanzie, ex Roccella, portiere che soprattutto grazie alla sua altezza e alla sua stazza dà molte garanzie in questo tipo di categorie, e sicuramente è una conferma e un tassello per la rosa di Mister Ignoffo importante vista la prossima stagione. Inizialmente poteva, diciamo che non è arrivata subito la conferma, perché diversi giocatori, Capitan Carbone e tantissimi altri, Pelle per esempio, Murdaca, Bruzzaniti, diversi sono stati confermati già da subito, mentre Scuffia no, quindi poteva, diciamo, esserci anche un possibile addio in realtà, o comunque una possibile non conferma. In realtà è fortunatamente arrivata, ripeto, perché è comunque un portiere di alto livello, per la categoria. Così come arriva l'ennesimo colpo di alto livello per il centrocampo della Mezzaterme, che in questo momento vanta giocatori del calibro di Maimone, Laribi e anche Salandria, giocatori che giocherebbero in penso tutte le squadre di medio-basso livello del girone C, e arriva un altro giocatore che giocherebbe tranquillamente in C, cioè Ciccio Corapi, centrocampista classe 85 che firma un annuale di contratto con la Mezzaterme. Giocatore che arriva da svincolato dopo il mancato rinnovo con il Catanzaro. Si parlava in realtà di un possibile rinnovo, poi alla fine Corapi non ha rinnovato e si accasa alla Mezza Terme. Un colpo incredibile per la categoria, un giocatore di qualità veramente assoluta, un regista fantastico per la categoria, grande esperienza che può comunque mettere anche a disposizione della squadra e mettere anche per far crescere diversi giovani, i vari Verso, Miliziano, Trotta. Tutti i giocatori comunque molto interessanti che possono far bene e possono migliorare tantissimo con un giocatore della leadership e della qualità comunque in campo di Corapi. Quindi veramente colpo importantissimo per la Serie D a 360 gradi, sia comunque sul campo che nello spogliatoio. Quindi veramente un ennesimo rinforzo di altissimo livello per la Lamezia Terme, che si candida comunque alla vittoria del girone I di Serie D. Questo è veramente altro colpo veramente veramente importante da parte della Lamezia Terme. A questo punto però parliamo un po' di eccellenza, diverse notizie di cui parlare. La Paulana infatti ufficializza tre colpi di calciomercato e continua a rinforzarsi e comunque a dimostrare comunque di potersela sicuramente giocare per le parti alte della classifica la prossima stagione. In questo senso arrivano tre giocatori molto interessanti, un under, infatti è ufficiale l'arrivo di Socievole, centrocampista classe 2003, quindi under assolutamente interessante, che rafforza anche, diciamo, il comparto under della rosa e sicuramente può far bene in quel di Paola. E poi due rinforzi, altri due rinforzi comunque importanti per la categoria. Infatti è ufficiale l'arrivo di Vitale e Caruso. Vitale è un centrocampista classe 91, ex Sambiase, giocatore di altissimo livello per la categoria, uno dei centrocampisti più interessanti comunque del panorama dell'eccellenza, e quindi la Paulana sicuramente porta a casa un rinforzo veramente importante, così come anche Caruso alla classe 95 rappresenta un rinforzo importante, esterno offensivo ex Locri, ex Rende, e anche qui sicuramente giocatore di livello che può dare una grande mano alla causa paolana. Quindi colpi importanti per una Paolana che vuole, come dicevo, fare un campionato comunque importante la prossima stagione. Parliamo però ufficialmente anche della chiusura, finalmente, delle questioni Bovalinese e Isola Capo Rizzuto. Le questioni più spinose degli ultimi giorni arrivano a una fine, a meno che poi diciamo, ribaltamenti di comunque news particolari all'ultimo momento. Finalmente arriva l'ufficialità dei presidenti, dei nuovi presidenti, sia di Isola Capo Rizzuto che di Bovalinese. Partiamo dall'isola, perché è ufficiale l'insediamento nel ruolo di presidente di una donna, nello specifico Loprete. Quindi Loprete, nuovo direttore, sì, direttore, nuovo presidente dell'Isola Capo Rizzuto. Abbiamo già parlato comunque negli scorsi giorni della ripartenza, grazie comunque all'unione di due associazioni che hanno permesso la ripartenza di Isola Capo Rizzuto nel campionato di eccellenza. E a questo punto è arrivata l'ufficialità anche della figura comunque più importante, che sarà Loprete, una donna,
ma poi il discorso comunque, donna, uomo, cambia poco, l'importante è che sia competente nel suo ambito, poi che sia donna, uomo, cambia comunque poco, e l'importante comunque è che possa comunque amministrare al meglio un'isola capoluogo che vorrà sicuramente far bene e mantenere la categoria la prossima stagione in eccellenza. Per quanto riguarda invece la Bovalinese, importante dietro fronte, perché si parlava e si ipotizzava una possibile nuova dirigenza. In realtà no, rimane come nel ruolo comunque di presidente della Bovalinese la presidentessa Pollifrone, anche in questo caso una donna, che quindi fa un dietro fronte, praticamente ha consegnato il titolo sportivo, come dicevo, non per problemi economici, bensì per problemi legati allo stadio, ormai comunque 2 mesi or sono, ma stiamo parlando comunque di diverso tempo fa. Abbiamo visto tutte le vicissitudini che portano quindi alla chiusura del cerchio, però una chiusura del cerchio che è un ritorno quasi allo status quo, perché torna comunque la presidentessa Pollifrone, che molto probabilmente avrà ricevuto da parte dell'amministrazione comunale e comunque del sindaco Mesano, nello specifico, delle rassicurazioni comunque sul Cartisano, perché il problema era proprio quello, legato al Cartisano. Quindi, Bovalinese che ripartirà dall'eccellenza, si parlava di prima categoria, fortunatamente non sarà comunque così, quindi non ci saranno problemi, ma dispiace un po' magari per Rossanese e Mangone che speravano in un ripescaggio. Alla fine non ci sarà questo ripescaggio, non avverrà. La Bovalinese rimane in eccellenza, rimane con la vecchia dirigenza, quindi con Pollifrone al capo della società. E per quanto riguarda lo stadio, ovviamente non è che adesso lo stadio è diventato all'avanguardia, i problemi continuano ad esserci, ci vorrà del tempo per impiantare il terreno di gioco, per comunque definire gli ultimi lavori di ristrutturazione almeno del terreno di gioco per renderlo agibile. Le tribune ovviamente non sono agibili in questo momento, c'è questo progetto in corso importante stanziato da parte, se che sembrerebbe essere stanziato da parte dell'amministrazione comunale per il Cartisano, si parla di 700.000 euro di lavori, ovviamente vedremo se verrà attuato o meno, però il discorso è che comunque nei momenti in cui verrà messo a posto il terreno di gioco sarà agibile. Per le prime giornate la Bovalinese giocherà a Locri e comunque poi potrà tornare al Cartisano dopo comunque la terminazione dei lavori di ammodernamento del terreno di gioco. Quindi questa è la notizia più importante. E a questo punto chiudiamo un po' il video con la Coppa Italia Dilettanti, perché parte ufficialmente il 5 di settembre la Coppa Italia Dilettanti, importante perché la vincitrice poi affronterà la vincitrice della Coppa Italia Dilettanti siciliana in quella che è la fase nazionale di questa competizione. E detto questo, comunque andiamo un po' a vedere le date e tutto. Allora, per quanto riguarda le date, come dicevo, ci sono. Allora, il regolamento qual è? Semplicissimo, sono 16 gironi da 3 squadre, quindi in totale sono 40, 48 squadre. 16 gironi da 3, con in ogni girone una squadra di eccellenza e due di promozione, quindi tutto comunque perfettamente in linea, quindi 16 per 3, e ovviamente comunque, essendo 3 partite, essendo comunque 3 squadre, la prima avrà 2 squadre che si affrontano e una che riposa. Ecco, e qui comunque ci sta il bello, perché ecco qual è il discorso. Il discorso è che la seconda giornata, per renderla un pochino più spettacolare, non è che si giocherà con un sorteggio o a caso. Se noi andiamo a prendere per esempio il girone A, per farvi capire bene quello che voglio dire, ci sono nel girone A Acari, Juvenilia e Trebisacce, ok? La prima gara vede in campo il 5 settembre alle 4 Trebisacce-Acri. Perfetto, non è che nella seconda gara giocano a caso, fanno testa o croce per far giocare contro la Juvenilia Acri o Trebisacce. No, chi perde va contro la Juvenilia per far sì che poi l'ultima gara non debba avere un senso, cioè l'ultima gara deve avere un senso, ok? E per questo motivo, quindi per far sì che abbia un senso, la squadra che perde la prima partita, allora lì, o comunque se in caso di pareggio non lo so cosa sta comunque. Quello che succederà, non lo so se pareggiano, però la squadra che perde la prima partita, in questo caso metti caso che il Trebisacce perde la prima partita, affronta la Juvenilia nella seconda partita, per così poi non dover avere una terza partita inutile. Questo è un po' il discorso. E quindi questo è. Per quanto riguarda dove si giocherà questa partita, si giocherà in casa se
cioè per esempio, sempre comunque tenendo l'esempio di Trevisace Acqui per farvi capire, dovesse per esempio, mettiamo caso, vincere il Trevisace 1-0, l'Acri perde, affronta Juvenilia e lo affronta in casa, quindi nella seconda gara ci sarà Acri-Juvenilia, quindi la squadra che perde affronta la Juvenilia, ok, e gioca in casa, in questo caso perché l'Acri ha giocato in trasferta. Invece, se l'Acri va a vincere 1-0 a Trebisacce, la seconda giornata, la seconda gara sarà tra Trebisacce e Juvenilia, ma il Trebisacce giocherà in trasferta, perché la prima l'ha giocata in casa, ovviamente. E quindi questo è un po' il discorso. Se invece terminerà in pareggio, la seconda partita viene giocata in casa della squadra che ha riposato la prima giornata, contro la squadra che ha giocato in casa la prima partita, per farvi capire, perché diciamo che detto così si capisce poco. Allora, spero abbiate capito il discorso del chi affronta la seconda giornata. Ripetendo velocemente, cercando di essere più chiaro possibile, ripeto, prendiamo il caso di Trevisacce-Acri. Chi perde va contro la Juvenilia, ok? La prima partita è Trevisacce-Acri, c'è la Juvenilia che riposa, perfetto. Chi perde tra Trevisacce-Acri affronta la Juvenilia. Poi per la partita in casa o in trasferta, comunque dipende comunque chi ha perso, se ha giocato la prima partita in casa o in trasferta, però questo in questo momento ci interessa meno. Mentre ci interessa comunque capire che chi perde va contro la Juvenilia, ok? Mentre chi pareggia, ecco, se si pareggia con no, chi pareggia, se si pareggia, cosa succede? Succede che la seconda giornata è in casa della Juvenilia, è in casa della squadra che riposa e sarà contro chi ha giocato in casa la prima partita, cioè se si pareggia, se finisce 1-1 Trebisacce-Acri, ci sarà Juvenilia-Trebisacce. Il discorso è semplicissimo. Quindi, praticamente questo vuol dire che la seconda gara sarà comunque Acri-Juvenilia solamente se l'Acri perde. Se invece l'Acri pareggia o vince, sarà Juvenilia-Trebisacce. Poi, in caso in trasferta, comunque dipende da quello che vi dicevo prima. Quindi, discorso comunque un po' complicato, però più semplice da capire comunque vedendolo sul campo, vedendo comunque col passare del tempo. Quindi a questo punto andiamo con il parlare dei vari gironi, il parlare comunque delle varie partite. Partiamo dal girone 1 che prevede comunque come squadre, ripeto, 3 squadre, 16 gironi per 16 gironi da 3 squadre ciascuno. Quindi girone A, girone 1, stessa cosa, Acri, Juvenilia e Trebisacce, come dicevo prima, e la prima gara di questo girone prevede Trebisacce-Acri il 5 settembre alle 4. Secondo girone, le squadre partecipanti sono Cassano, Morrone e Rossanese, con la prima giornata che vedrà in campo, sempre comunque il 5 settembre alle 4, Cassano-Morrone. Terzo girone, composto da VGS Praia Tortora, Sanfili e Scalea, con la prima gara che vede in campo Sanfili e Scalea. Poi quarto girone, vabbè, Città di Luzzi, di Biro Solu, Città di Luzzi, Paolana e Rende partecipante a questo girone, e prima gara comunque che vedrà in campo di Biro Solu, Paolana. Quinto girone, scusate, composto da Isola Caporizzuto, Real Fondo Gesù e Scandale, e prima gara che vede in campo Scandale, Isola Caporizzuto. Sesto girone, composto da Cotronei Caccuri, Cutro e Sporting Catanzaro Lido, e prima gara che vede in campo Cutro, Cotronei Caccuri. Settimo girone, che è composto da Città di Amantea, Garibaldina e Sersale, con la prima gara che vede giocare comunque Garibaldina-Sersale. Ottavo girone, che è composto da Campora, Promosport e Soriano, e prima gara che vede giocare Promosport-Soriano, in caso ovviamente della Promosport. Nono girone, composto da Atletico Maida, Caraffa e Stilo Monasterace, e vede comunque come prima gara Caraffa-Stilo Monasterace. Sei settimo magari, decimo girone, Capo Vaticano, Gioiosa Ionica e Rombiulese lo compongono, e la prima gara prevede Capo Vaticano, Gioiosa Ionica. Poi undicesimo girone, composto da Gioiese, Melicucco e Roccella, con la prima gara che vede in campo Melicucco-Roccella. Successivamente
dodicesimo girone composto da cinque Flodense, Locri e Vallata del Torbido, con la prima gara che vede in campo cinque Flodense, Locri. Tredicesimo girone che prevede Africo, Bovalinese e Brancaleone, e la prima gara vede in campo Brancaleone e Bovalinese. Quattordicesimo girone che prevede Bocanova Merito, Borgo Grecanico e Ravagnese, e in campo scenderanno nella prima gara Borgo Grecanico, Bocanova Merito. Penultimo girone, il quindicesimo, composto da Bagnarese, Comprensorio Archi e Gallico Catona, con la prima gara che vede in campo Comprensorio Archi, Gallico Catona, ed infine ultimo giorno, il sedicesimo, che è composto da Reggio Med, San Gaetano Catanoso e San Giorgio, e la prima giornata vede in campo San Giorgio, Reggio Med. Diciamo che in conclusione, ovviamente poi ne parleremo in maniera più approfondita, però la cosa interessante è che la squadra di eccellenza gioca in trasferta. Se per esempio in Coppa Italia vediamo sempre le squadre più forti giocare in casa, in questo caso vediamo le squadre più, comunque più forti giocare in trasferta per permettere comunque a quelle sulla carta meno forti o comunque di categoria inferiore di giocare le proprie partite in casa per non fargli fare trasferte almeno inizialmente e comunque per poter comunque avere anche partite prestigiose in casa propria. Quindi questo dovrebbe essere anche in Coppa Italia nazionale, però continuiamo a vedere comunque le squadre di Serie A sempre in casa, invece quelle di C che devono fare trasferte, per dire. Questo è un po' il discorso. Quindi questa è una cosa comunque anche bella di questa competizione. A parte questo, a questo punto mi fermo. Ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!